Mi chiamo Vittorio Cardi, ho 23 anni e sono un ragazzo nella media. Però mi piace immaginare, creare, sognare. Sì, credo che sognare sia la cosa più stupida che esista. Mi chiamo Giulia, ho 25 anni e non mi aspetto nulla dalla vita. L'unica cosa che voglio è un gran bel cazzo, la miglior cura per ogni cosa. Mi chiamo Sara, ho 24 anni. Il mio sogno? Riuscire a farmi quel grandissimo figo di Pirandello. Mi ha sempre affascinato. Mi chiamo Luca, ho 22 anni. Mi piace passare la giornata a studiare con i miei migliori amici. Mi piace esplorare nuovi posti. La biblioteca, ad esempio. No, non mi piace leggere. Però mi ispira. Ho paura di tutto. Malattie, allergie, unghie rotte, morti improvvise. Delle persone. E Roma è piena di persone, piena di gente di ogni parte del mondo. Non conosco neppure l'inglese. Roma è la città perfetta per il rimorchio. Spagnoli, inglesi, tedeschi, americani. Ogni sera a casa mia c'è una festa Erasmus e non so neanche l'inglese. Non mi serve. Ah, non c'è posto migliore della propria abitazione. Qui ho tutto quello che mi serve. Tranquillità, accoglienza. E guarda che panorama. Guarda. Nel mio lavoro essere a mio agio è fondamentale. Mi occupo di... Era il mio turno. Quale turno? La presentazione. Era il mio turno. Non abbiamo seguito lo schema. Tu, Giulia, Sara, io. Poi tu, Giulia, Sara e poi hai ricominciato tu. Ma l'ordine non è così importante. Allora, l'ordine non è così importante. La prossima volta le poste supera quello davanti a te. Non farlo! Ci sono i vecchietti che ti guardano con aria di sfida. Inquietanti. Io non capisco perché non facciamo ancora tutto online. Pronto? 21° secolo? Wow, 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 fermi. Ordine, poste, vecchietti, non me ne frega niente. Ragazzi, l'importante è la nostra storia. Anche perché dovrei essere la protagonista. E non ho ancora detto molto. A proposito, perché è stata scelta la complessata come protagonista? Non aspettava a me quel ruolo? Ma perché Giulia è bella, tenera, è innocente. Luca, dammi una mano. Senza il mio avvocato io non parlo. Ma che cazzo di risposta è? Ragazzi, calma. Possiamo trovare dei compromessi? Sì, dei compromessi, no? Ti piacciono i compromessi? Luca, ti piacciono i compromessi? Sì, facciamo dei compromessi, no? Fighi i compromessi. Ok. Lascio la svampita ruolo da protagonista se mi fai mettere insieme al figo. Cretini lui. Piacere. Marco. Ma Marco cosa? Ma chi cazzo sei te? Vittorio! Come funziona questo coso? Volevo mettere un CD dei... Craft... Dei Kraftwerk! Luchino, sono a casa! Vittorio,
Io credo che tu ti debba calmare.